Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata, nonché terza puntata della rubrica su Ellsworth. Oggi andremo a vedere i boss delle più belle città, Ruben e Elder. Sinceramente volevo usare un personaggio adatto per questi livelli, ma fatte sega, andiamo avanti con un livello 50 per i primi due, per le prime due città. Cominciamo, allora abbiamo appunto Ruben. E Ruben ha come Ruben e Elder, Ruben ha come città Albero di Elle. Rovina e Palune e Palude. Mentre Elder ha come, come dungeon Bosco Notturno. E poi vabbè, altre, appunto queste qua che andremo a vedere piano piano. E sì, il volume non è granché, lo ammetto, sentirete alcuni ritardi e quant'altro, ma adesso andiamo avanti con Albero di Elle. 3, 2, 1, let's go! Eccoci qua con il primo boss del primo dungeon, Belder. Non vi stupite di che lo troveremo spesso questo boss in altri livelli, sia qua su Ruben che su Elder. Ma la particolarità di questo livello non è il boss stesso, ma perché ce ne sono ben due di boss, come vedete c'è anche il Porrume Tusto. Sono facili da uccidere, ma questi due danno entrambi le drop, che purtroppo mi sono sfigata, quindi non riesco a droppare. E quindi niente, ho vinto. Uè, chissà come mai. Niente, qua c'è Ciel che esulta, e bene, vittoria. Passiamo subito al secondo dungeon. Secondo dungeon, secondo boss. Qua abbiamo Willard, una specie di furetto chiamato qua Puro. Poru Vetusto, no, mini Poru, molto fifone, con una spada che tipo agita, tipo questo non droppa nulla, sinceramente non mi ricordo se droppa qualcosa. Qua pure abbiamo vinto ovviamente, quindi adesso passiamo al terzo dungeon, nonché ultimo di Ruben. Perfetto, qua già siamo alla fine del terzo dungeon con come boss il Poro Vetusto, che è questo enorme animaletto molto carino che ci farà ammazzare, che abbiamo ovviamente ucciso. Ta-da! E no, questo qua non droppa niente, se non erro, come l'altro precedentemente. Purtroppo non ricordo molto bene il drop di questi primi dungeon. Da qui passiamo subito alla città di Elder. Primo dungeon di Elder, primo boss di Elder, nonché questo enorme ant gigantesco, questo specie di broccolo, possiamo chiamare così, che è molto furioso. Appunto è un ant. E abbiamo vinto. Wow. E niente, adesso passiamo al secondo dungeon, nonché anche quindi al secondo boss. Nonché, eccoci qua di nuovo, Belder! Viene chiamato qua il grande Belder, ma di grande non ha niente! Stessa forza di prima, forse un po' più forte, quello sì, grazie ai suoi scagnocci che cercano di farci fuori, ma non ce la faranno, e sapete perché? Perché siamo a un livello troppo alto, mi sento veramente stupido aver fatto dei dungeon del genere con un PG livello 50. Dico. E beh, mi cercava di fare un altro PG sinceramente, non so. E abbiamo. Ma che sorpresa, come le altre volte di poco fa! E passiamo al prossimo dungeon. Guarda com'è felice. Oh, molto molto bello! Qui abbiamo un Belder robotico dentro un canale di scarico. Dio mio, che schifo! Sì sì, certo, vorresti ammazzarci? No no no, che non ce la farai, anche con i tuoi scagnozzi, non ce la farai! E io che mi laggo dentro, cioè laggo tantissimo, mi piace tantissimo di questo. E colpi di Gunblade, muori. Io tanto, tantissimo, soffro. Devo dire che questo è stato uno dei boss più odiosi, insieme ad altri che vedremo più insieme.
4 ore. Già da un'ora e passa, che dovevo farlo poi tipo un'ora e passa fa. E ancora vive. Guarda, io non uso le skill, però proprio per pudore, diciamo, perché non avrebbe senso. Poi intanto è schiantato dopo un'ora e mezzo. Yeah, sono un gigante, 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 sono un gigante. Whee! Vittoria! Ed eccoci qua di nuovo con Willard. Il furetto fifone con la spada. Questa volta un... Vedete, è un fifone, fa ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! È un fifone! Le belle scimmie che tirano le bombe, yeah! Beh, qui si mi è scappata leggermente una skill. Dio mio, mi sono fatto qui. Non so perché, ma questo danno in questo momento mi ricordo un ciclo che ho fatto stanotte, ma non mi ricordo, anche perché più che altro non mi interessa. Spano tante cazzate tutte insieme. Ho droppato qualcosa, poi vediamo cos'è. Passiamo al secondo, al prossimo dungeon. Su. Vittoria. Ultimo dungeon finalmente, robot numero 8, ultimo dungeon di questa città, nonché ultimo dungeon di questo video. Ovviamente prima dobbiamo uccidere, quindi andiamo. Su. È una specie di palla enorme, ora che ci penso. Ciccia bomba ci, su muori su, su muori su. Muori. E se non sbaglio, questa specie di ciccia bomba metallica droppa anche un anello. Va bene, per oggi è tutto, vi ringrazio tantissimo e ciao!